A distanza di un mese e mezzo, i pezzi che ho pulito con l'Evaporust sono ancora perfetti. Direi perfetti. Ho usato lui, esso, e devo dire che anche il martello che ho qui è perfetto. Beh, lui l'ho oliato, ma devo dire che è semplicemente perfetto. Non c'è un filo di ruggine, non è mai stato così facile chiuderlo. Ora, questa è praticamente una chiave regolabile, però questo martello è stato abusato perché, come vedete, non ha un po' di gioco e soprattutto chiude un po' male, perché è stato spesso usato come un martello. Quindi chissà che un domani non si riesca addirittura a sistemare un po' meglio, anzi un po' più meglio. Però l'Evaporust ha funzionato molto bene, devo dire, molto molto bene. Pulitrice a ultrasuoni, anzi pulitrice a ultrasuoni. Ci sono chiavi, in siciliano si usa dire ci sono chiavi. Sono sporche, le ho trovate anni fa. Vediamo se si puliscono. Calore e accensione. Perché conservo le chiavi vecchie, voi vi direte? Perché tante volte una vecchia chiave ha funzionato su diverse serrature e quindi riesco ad aprire lucchetti e cose del genere che magari trovo in giro utilizzando e provando le vecchie chiavi. E quindi ecco perché, solo che queste sono veramente sporche e quindi sto cercando di pulirle per poi provare a classificarle in base al verso, al tipo di chiave e chi lo sa. Veramente ho un sacco di chiavi, ci sono chiavi. Oddio, speravo meglio. Qualcuna è venuta veramente pulita rispetto a prima e comunque meglio. L'acqua è diventata uno schifo. Ma la cosa importante è che ci sono chiavi. Ci sono chiavi. Adesso provvediamo a sciacquarle e vediamo un po' come sono venute. Ah, ecco fatto, le ho già tolte tutte. Mettiamo un altro lotto di chiavi. Beh, la differenza mi pare evidente. Ora risciacquiamo queste.
Ecco, mi sono appena bagnato. Non poteva mancare la coglionata. Come in ogni mio video, deve sempre succedere una coglionata. E a questo punto, le facciamo asciugare in qualche modo. Dove cazzo le metto ora? Ultimo batch di chiavi pulito. A questo punto, guardate che schifo. Questo cercherò di filtrarlo perché è acqua con dentro questo. È il mio liquido di pulizia. Adesso sciacquo questa e passeremo a una seconda fase, un esperimento. Per il nostro esperimento voglio provare lui. Sappiamo che è ottimo per la ruggine, quindi sul ferro, ma chissà cosa fa su un metallo come può essere l'alluminio o la lega che usano per queste chiavi. Come vedete, ce n'è qualcuna molto ossidata qui. Vediamo cosa succede. Tentar non nuoce. Ecco fatto, ne ho sprecato un po', il che mi suscita odio. Odio. A questo punto aspettiamo. E con il principio dei vasi comunicanti svuoto la vasca. Il principio dei vasi comunicanti. Questo principio. Sì, potrei prenderla e svuotarla direttamente qua, ma ogni volta combino un macello. E allora ho deciso di sfruttare il principio. Dato che ci sono chiavi. Adesso provo a filtrare il liquido. Solo che il filtro si clogga. Come potete vedere, è cloggato. Sto usando una vecchia mascherina, ma il filtro si clogga. Sta ancora andando, ma va piano, perché c'è un sacco di schifo. Mentre la vaschetta è venuta perfettamente pulita, perché logicamente se mettessi a fuoco il liquido di pulizia, è liquido di pulizia, è lui, e quindi automaticamente l'ho pulita. Per questo passaggio, che insomma adesso lascerò perdere perché, come vedete, sì, sta andando, ma fra un poco si cloggerà. Per questo passaggio uso una vecchia mascherina, ma per il prossimo cercherò di usare le carte da filtro che devo avere qui da qualche parte, ma non le sto vedendo. Io avevo le carte da filtro, ma non le trovo. Vabbè, saranno da qualche parte. E probabilmente sono da qualche parte. Nel frattempo, all'interno dell'evaporast ci sono chiavi. Come potete vedere, ci sono chiavi. Domani vedremo se succede qualcosa all'ossido anche sulle altre chiavi, quelle non ferrose. Ed eccole qua le chiavi. Vediamo come sono venute. Beh, adesso le laviamo. E queste invece lo rimettiamo nel contenitore filtrandolo.
con un po' di carta assorbente, un po' di un fazzoletto. È diventato un po' scuro, ma è comunque riutilizzabile più volte. Vediamo se c'è del residuo. Sì, c'è un po' di residuo. Lo possiamo fare scorrere sulla carta. Ecco fatto. E abbiamo recuperato il nostro Evaporust, che è appunto riutilizzabile. Sta filtrando. Bene. Una sciacquata alle chiavi. Con violenza, sprecando acqua. Ecco qua. Attenzione, mi sembra che alcune siano venute molto ben pulite. Adesso le asciughiamo e guardiamo. Ed eccole qua, le chiavi. Devo dire che sono venute discretamente bene. Allora, queste sono rimaste leggermente ossidate. Però, tutto sommato non male. Pulite sia dagli ultrasuoni che dall'evaporust. Non so. Questo è l'effetto dell'evaporust sul ferro. E sì, viene fuori questa brunitura, andrebbero ovviamente pulite. Vediamo con una gomma da cancellare. Ecco, la gomma da cancellare tira fuori. Tira fuori il metallo. Non male, devo dire. Questa è pulitissima. Questa è pulitissima. Mi sa che Evaporust fa qualcosa anche sugli altri tipi di metalli. Ecco, questa parte è proprio ossidata. Qui non ha fatto molto, devo dire. Mentre questa qua è rimasta evidentemente protetta, perché chiusa così, magari. Queste chiavi sono state trovate abbandonate da almeno 20 anni. Vediamo un mazzo di chiavi non pulite. Ecco, queste sono state solo passate agli ultrasuoni. E beh, la differenza è evidente. Mentre, ecco, vediamo questo tipo di chiave così, ha dell'ossido, mentre questa, sì, beh, oddio, siamo lì, eh. Però questa è una Viro, ecco, questa Viro è venuta bene, mentre questa è rimasta completamente ossidata. Quindi, insomma, Evaporust fa qualcosa forse anche su altri tipi di metalli. A questo punto io proverei su tutte le chiavi. Le immergo tutte, comprese queste etichette del cazzo che... Ma niente male, devo dire. Mi piace il risultato, mi piace. L'alluminio non sembra intaccato. Ok, approvato. Adesso lo faccio anche sulle altre. Va bene, questo era un altro esperimento con l'Evaporust e con le chiavi, perché ricordatevi sempre che ci sono chiavi. Ci sono chiavi. Specialmente in Sicilia ci sono chiavi.
è praticamente un caminetto aperto. Non esce nessun fumo. Va tutto in alto. Wow. Meraviglia. Ci sono chiavi qui dentro, ci sono chiavi. È il momento di tirarle fuori. Operazione un po' complicata da fare con una mano. Inoltre mi serve una vaschetta che prenderò da qui. Perché poi le chiavi le sciacquerò. E quindi adesso, dato che qui dentro ci sono chiavi, forse è venuto il momento di tirarle fuori. Ecco qua. Evaporust. Avrà fatto il suo lavoro? Penso proprio di sì. Questo contenitore è comodo ed è ermetico. Ora, siccome Evaporust è assolutamente naturale, quello che posso fare è prenderle con le mani e osservare. E vedo che la ruggine è sparita anche dai portachiavi. Ora tutto questo però andrà pulito. Questa chiave è ancora arrugginita però. Va bene, mi sa che ce li lascio anche stasera e li tiro fuori domani.